Un altro tassello nella rigenerazione dell'area della Piccola, inaugurato nel piazzale Cassino, il nuovo centro operativo di Linea Lecco, un front office e la sala controllo dove vengono inviate le immagini delle telecamere di tutti i parcheggi gestiti dalla società. È un tassello importante perché è una perla tecnologica. Qui infatti arrivano tutti i sistemi di controllo, il nucleo nevralgico del sistema parcheggi della città. Sarà un presidio aperto 24 ore su 24 e quindi garantisce la copertura di un servizio importante. Ed è un tassello che si aggiunge ovviamente al rifacimento del parcheggio della Piccola, che già apprezziamo da un anno, e anche all'ufficio staccato della Polizia Locale aperto il sabato mattina. Il parcheggio, le casse, la palazzina della polizia locale, il centro servizi e a breve la riqualificazione delle stecche con importanti novità sul cronoprogramma. La vera novità, o meglio un aggiornamento sullo stato d'avanzamento invece della rigenerazione urbana per i due magazzini ferroviari, il 9 di febbraio apriremo le buste dell'offerta e quindi avverrà contestualmente o quasi l'assegnazione dell'incarico all'azienda vincitrice, la quale dovrà attendere 35 giorni previsti da legge per eventuali contestazioni e ricorsi, dopodiché entrerà in possesso del cantiere. Inizieranno finalmente quei lavori di 4 milioni di euro per rigenerare i magazzini, la parte ristorante e mercato coperto e l'altra parte biblioteca e spazio per i giovani. Quanto dureranno i lavori? Questo dipenderà molto da quanto è scritto nell'offerta, nel senso che noi abbiamo dato un incentivo di accelerazione alle imprese che riusciranno a ridurli sotto i 18 mesi comunque. Questo è l'ordine di grandezza che abbiamo messo a bando, poi vedremo cosa ci sarà materialmente nelle buste. Diciamo che in un anno e mezzo confidiamo di concludere anche questo intervento.